alle dichiarazioni rese dal calciatore Tripoli durante una nostra trasmissione televisiva. Intanto, mister Chianetta, andiamo a rivisitare questo anno calcistico parlando, iniziando dalle tue dimissioni. Sì, intanto salve a tutti. Mi ero prefissato di non rilasciare nessuna dichiarazione in quanto ritenevo per rispetto ed educazione nei confronti di chi sta lavorando e di una società che tanto bene, penso, sta facendo in un campionato di Serie D, non volevo rilasciare nessuna dichiarazione anche per non creare, come dire, scompiglio, non creare problemi a chi sta portando avanti il sodalizio azzurro. Mi dispiace che vengo tirato in ballo in determinate situazioni che non mi permettono di rimanere sereno sotto certi aspetti, in quanto signor Tripoli, in una tua intervista, nella tua tanto seguita trasmissione del lunedì sera, praticamente mi tira in ballo su determinate cose che mi lasciano un attimino allibito e ripeto, questa sarà la mia unica, prima ed unica intervista che farò per quanto riguarda il Marsala Calcio, in riferimento al fatto che ho rassegnato, e che già questa è una prima disattenzione da parte dell'amico Tripoli, io ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili e non sono stato esonerato. Accadde che dopo la partita con Legia Virtus, dopo 5 risultati utili consecutivi, ricordo a me stesso e al popolo azzurro, a tutti i tifosi, che noi avevamo vinto con la San Cataldese in casa, eravamo andati a pareggiare a Cittanova, poi abbiamo fatto i due pareggi con Bari e Turris e poi abbiamo ripareggiato fuori con Legia Virtus. Con Legia Virtus, dopo qualche discussione precedente e qualche chiarimento che c'era stato con una parte della società, sempre in presenza del direttore Licausi, persona che io stimo e persona che già prima della partita della San Cataldese nella sua azienda, in presenza del signor Cottone, in presenza di mio cognato che è uno dei proprietari, è uno dei soci, e in presenza anche del DS Calaiò e del socio Ciccio Genna e del team manager Arturo Vadalà, io avevo già rassegnato le dimissioni prima della partita della San Cataldese perché non c'erano, dal mio punto di vista, i presupposti per io continuare, in quanto una parte della società non gradiva il mio operato. Su intervento, lo debbo dire a chiare lettere, del direttore generale Licausi, si era deciso di andare avanti e di cercare di fare più punti possibile per raggiungere l'obiettivo stagionale che era quello della salvezza. Dopo la partita, e già in casa la partita con la Turris, dove avevo visto la squadra che non mi. Ero convinto che non mi seguisse del tutto al 100%, ho avuto la piena constatazione nella partita con Ligia Virtus fuori e per il bene del Marsala Calcio, siccome essendo talmente stupido di averci rimesso di tasca tra l'anno scorso e quest'anno tra i 60 e i 70 mila euro e non aver percepito un euro da questa società, ma non perché non me le volevano dare, era perché io ho sempre detto che per Marsala avrei allenato a titolo gratuito, anche se quest'anno io avevo un contratto di 15.000 euro. Non ho preso un euro, ci ho rimesso 60-70 mila euro di tasca. Mi dispiace che l'amico Tripoli mi accusa, tra virgolette, e naturalmente se ne assume la responsabilità, perché le sue dichiarazioni hanno adescato e hanno un attimino, come dire, messo in cattiva luce la mia persona, la mia famiglia, anche sui social. Dunque ho dovuto obbligatoriamente ieri intervenire per vie legali, sia
nei confronti del giocatore, sia nei confronti di tutti i commenti su Facebook che ho visto. Ho dato ordine a un noto studio legale di intervenire e di capire se ci sono i presupposti per eventuale querela. Il sottoscritto non ha percepito un euro, mi definiscono un pappone, non capisco se rimettere soldi di tasca significa praticamente essere pappone. Io questa cosa ancora non l'ho capita. Mi dispiace soltanto che mi ha, come dire, tra virgolette, ha dichiarato alla tua emittente che io praticamente me ne andavo prima dagli allenamenti, sono andato a vedere la Champions League, volevo ritornare ad allenare. Dico, sono cose, io non so se il signor Tripoli è entrato in società ed è un socio a tutti gli effetti, mi dispiace soltanto, ci sono soci di 500 euro, di sicuro questo non sono né io non sono un socio intanto, neanche mio cognato, perché ci abbiamo rimesso circa, ho detto 60-70 mila euro, mettendo a disposizione anche gli alloggi a titolo gratuito per i giocatori, dall'anno scorso fino a novembre di quest'anno. Mi sono sempre messo dalla parte dei giocatori, in quanto ricordo a me stesso, ma gradisco che anche tu fai i tuoi accertamenti e constatazioni, soprattutto che prima della partita con il Bari io mi ero impegnato, come faccio sempre di solito, andando pure contro alla società che veniva anche rappresentata da mio cognato, a pagare il secondo mese degli stipendi. Ho avuto in presenza del signor Giardina, in presenza del capitano Seccum, un forte scontro il venerdì prima della partita del Bari, perché mi ero impegnato in quella data di far pagare ai giocatori gli stipendi, cosa che non è avvenuta. Ho avuto un violento scontro con il vicepresidente Lopresti in presenza del DS. Scusami, del direttore generale Licausi in sala stampa allo stadio. Il martedì i ragazzi sono stati pagati. E scontro che poi è rientrato la mattina, perché io magari ho esagerato nel modo di esternare la mia Scontro rabbia, verbale. sì, assolutamente, con il dottore Lopresti, che poi è rientrato all'indomani mattina in presenza di un bel caffè. Mi sono messo sempre dalla parte dei giocatori. Mi dispiace che vengano dette queste cose. Io mi sono dimesso il lunedì, è vero, sono andato a vedere la partita di Cipro, ma ci sono andato il mercoledì successivo alle mie dimissioni irrevocabili che sono state fatte il lunedì. Dunque, non penso di dover chiedere permesso né al Marsala Calcio, né al signor Tripoli, né a qualche altro. Se il sottoscritto se ne va a vedere qualche partita o va a fare altro fuori da Marsala, penso che non sia una cosa sbagliata. Poi magari, forse, anzi, sono andato a vedere una partita, così magari, dato che non ero nelle condizioni di poter andare in Serie D, potevo apprendere qualcosa da qualche campo più importante e magari poter l'anno prossimo allenare gente preparata come il signor Tripoli e avere la possibilità di fare magari meno brutte figure di quest'anno. Detto questo, andiamo a ritroso. Quest'estate, con l'avvento dell'imprenditore palermitano Cottone, cosa ci puoi dire in merito o in base a quali accordi il signor Cottone in estate è arrivato a Marsala? Signor Cottone, io non ho nulla da dire al signor Cottone. Io premetto una cosa: il sottoscritto dal 3 novembre, 4 novembre, dopo la partita con Legia Virtus, con il Marsala Calcio è chiuso. Vengo, sempre ascoltando le dichiarazioni del signor Tripoli, vengo, come dire, quasi quasi sono io che parte dei soci non vengono più allo stadio, perché io magari li incito a non venire allo stadio, perché magari io li minaccio a non venire allo stadio. Io penso che gente come Mistretta, gente come Canino, gente come Alagna, gente come Tortorici, gente come Domingo, gente come Bonafede,
non penso che prendano ordine dal sottoscritto. Assolutamente, io non mi permetterei mai. Io posso capire magari mio cognato che è un socio e magari per una questione di un rispetto e di legame nei miei confronti non va allo Stato e non partecipa attivamente. Ma io penso che il signor Mistretta e gli altri abbiano la testa per poter hanno la propria testa e ragionano con le proprie idee. A me del Marsala Calcio, ti ripeto, a me non interessa più, ma io mi auguro che Marsala Calcio possa andare in categorie superiori, possa essere, perché è la mia città. Io quello che ho fatto per Marsala Calcio penso di aver fatto tanto per questa società, perché dobbiamo fare un pochettino di storia. L'anno scorso abbiamo comprato un titolo, abbiamo preso un titolo dal Riviera Marmi, l'abbiamo chiamato Marsala. Al primo anno abbiamo vinto il campionato, siamo andati in D, siamo stati nei programmi. È vero, l'anno scorso ci sono gente che l'anno scorso ancora non prende soldi, ma vorrei ricordare al signor Tripoli che nell'anno scorso noi ancora dovevamo dare 2 mesi di stipendio, gli ultimi 2 mesi di stipendio. E ricordo al signor Tripoli e a tutti che il signor Seccum è stato pagato interamente da me per quanto riguarda i 2 mesi scoperti. Il signor Parisi è stato pagato da me, il signor Keba è stato pagato da me, il signor Peppaleo, massaggiatore, è stato pagato da me perché non voleva rifirmare. È storia questa, e io ti pregherei di accertarti di questo. Il signor Giardina in parte è stato pagato da me con 500 euro e in parte è stato pagato dal signor Licausi, come il signor Licausi ha pagato altri di tasca sua. Dico, non è che siamo andati a destra a manca. A me dispiace soltanto una cosa. Io avevo preso un impegno con il signor Candiano la settimana prima di andarmene, perché il signor Candiano è creditore da parte della società dell'anno scorso, da parte di 2 mensilità, quasi circa 3.000 euro, più o meno. Io mi ero impegnato con il signor Candiano la settimana prima e l'avevo fatto presente al team manager di spalmare questa cifra di 3.000 euro con le mensilità di novembre, dicembre e gennaio, se non ricordo male, o dicembre, gennaio e febbraio, ora non lo ricordo. La società mi aveva dato l'ok per poter pagare questo debito. E io poi sono andato via, il debito il signor Candiano non è che ce l'aveva con Ignazio Chianetta, il debito ce l'aveva, cioè il credito ce l'aveva con il Marsala Calcio, io non so se poi la società, ma io mi ero impegnato su questo. Come mi dispiace per Vari Montalbano, il cameriere, signor Caradonna, io una mensilità di queste due le ha pagate il sottoscritto, idem al signor Cerami. Dico, dire delle cose, sì è vero, come il signor Candiano, che erano 3 mesi il signor Candiano, un mese l'abbiamo pagato metà io e metà il direttore Licausi. Dico, noi ci siamo impegnati a pagare, ma io poi ognuno di noi ha famiglia e anche deve portare avanti le proprie idee, mi dispiace che il signor Tripoli si presta a queste cose e fa determinate affermazioni. Anche quest'anno abbiamo scritto alla squadra, non abbiamo fatto fideiussione bancaria, non è stata fatta nessuna fideiussione bancaria, la squadra è stata scritta grazie all'intervento di uno sponsor molto vicino al dottore Licausi, a Mimmo Licausi, e all'intervento di tanti soci, compreso mio cognato, chi 4.000, chi 5.000, chi 3.000, chi 2.000, noi abbiamo scritto la squadra non, senza nessuna fideiussione bancaria. Tante piccole somme messe assieme che hanno assolutamente portato sì. Quella cifra. Assolutamente sì, mi dispiace pure che la squadra non stia prendendo, come dire, non esca con un comunicato, un qualcosa, perché questa è la realtà dei fatti, lo debbono dire. Detta, vadano dagli altri soci e gli dicono perché non vogliono venire allo stadio, magari perché non vedono chiaro qualche situazione o qualcosa, ma io di questo che cosa ne posso sapere? Dico, io il mio l'ho fatto, ho finito, ho detto, mi sono dimesso, le mie dimissioni erano irrevocabili. Non è vero che io volevo ritornare ad allenare, assolutamente. Non avrei fatto delle dimissioni irrevocabili. Dimissioni consegnate il lunedì alle 2 presso il mio studio, già comunicate la domenica sera al ritorno del Ligia Virtus, comunicate il lunedì allo studio al dottore Lopresti, al direttore Licausi e ad Arturo Vadalà. Dico, credo se che poi io il mercoledì
parto e me ne vado, mercoledì successivo parto e me ne vado a vedere una partita. Abbiamo capito però, praticamente che dover chiedere il permesso era, era già successo dopo le dimissioni praticamente. Assolutamente sì. Vorrei che tu dia praticamente il tuo racconto circa l'avvento di Cottone a Marsala, quello che ci puoi dire e dei rapporti che ci sono tuttora con Milazzo, perché non da fonti ufficiali ma ufficiose si dice che ci debba essere il passaggio delle quote tra Milazzo e il gruppo adesso che si è formato Licausi Cottone. Ecco, è fondamentale anche questo passaggio. Ma guarda, io con Milazzo come con gli altri penso di avere con Lopresti un rapporto normale, civile. E poi se esistono praticamente altre situazioni al di là del calcio, dico, non penso, ci sono rapporti di, penso, amicizia, di stima. Cottone praticamente. Io con Cottone, io non ho nulla. Dico, Cottone rivendica, perché è stato detto più volte, che Milazzo doveva cedergli gratuitamente parte delle sue quote a fronte di un intervento economico dello stesso Cottone per aiutarvi a gestire questa stagione. È giusto quello che dico o sto dicendo qualcosa di sbagliato? Ma se questi sono impegni che si è preso Milazzo, è giusto che questa domanda la poni al diretto interessato. Io l'unica cosa che ti posso dire, apprendendo da mio cognato ieri sera, che forse tu non lo conosci, lui ha una testa e ragiona, lui è il proprietario e ragiona con la propria testa e con il proprio modo di fare. Dico, mi riferisce che totalmente disposto a dargli le quote a Cottone, ma che insieme ad altri hanno mandato una comunicazione al diretto interessato via posta. Dunque mi dispiace praticamente che ad oggi non sia arrivata nessuna risposta in tal senso, perché dico, di solito è chi deve, tra virgolette, comprare, perché dico, se dovremmo parlare di comprare, penso che la cosa sia un pochettino più seria, ma qui la calcio non penso si fa dall'interesse e nessuno vuole speculare col Marsala Calcio o recuperare soldi o quant'altro. Io penso che l'interesse è quello di portare questa squadra avanti, e se c'è un imprenditore che Cottone vuole portare questa squadra ad alti livelli, per come lui ha dichiarato e per come praticamente, che ben venga, noi siamo ben lieti di dargli le quote, ci deve soltanto far sapere, cosa che noi aspettiamo già da tempo, meno mi riferisce così mio cognato, il notaio quale deve essere per andare a fare il trasferimento della quota, è là il giorno in cui si devono presentare. Ma se dall'altra parte tu gli mandi una raccomandata e lui la riceve, la legge, magari non risponde o non dà nessun esito, dico, che cosa facciamo? Prendiamo queste cose e gliele portiamo a Palermo? Che cosa dobbiamo fare? Dico, me lo spieghi Nicola, dico, dimmelo tu, che magari cosa dobbiamo fare? Io ti posso dire cos'è che ha detto Cottone in questi mesi, che praticamente lui già con il sostegno economico che ha dato a questa società già è in diritto di ricevere delle quote a prescindere. Ma mi scusi, questa è la sua linea. Perfetto, sicuramente. Nessuno mette in dubbio che Cottone ha messo dei soldi. A prescindere da quando abbia messo. Mette in dubbio che Cottone abbia messo dei soldi. Però dico, che lui chiami, si confronti, venga a Marsala, dice guardate, mi dovete dare le quote, noi siamo disposti a dargliele, almeno per quanto riguarda mio cognato è disposto a dargliele le quote. Gliel'ha detto pure, gliel'ha scritto, penso che Cottone abbia il numero di mio cognato, come il numero degli altri soci, o tramite un interlocutore, ci deve dire soltanto la data dal quando andare dal notaio, e noi siamo ben lieti che ci sia un imprenditore che creda nel calcio e che possa portare il Marsala ad altissimi livelli. Ma che cosa dobbiamo fare di più? Che cosa dobbiamo fare di più? Il dialogo, diciamo che è la soluzione migliore. Dico, se dall'altra parte, cioè, la cosa che mi stranizza è quella, che noi comunichiamo. Noi, dico noi nel senso mio cognato, insieme, perché poi alla fine dico di riflesso tocca pure me, prego. Noi comunichiamo al signor Cottone di voler dargli le quote e non riceviamo nessuna risposta in tal senso, e quelli malvisti siamo noi, c'è qualche cosa che non mi torna. Dunque, poi se Milazzo fa la sua strada, io non so Milazzo cosa stia facendo, o il dottore Lopresti e quant'altro. Ma dico, se Milazzo, non penso che Milazzo voglia fossare Marsala, assolutamente. Dunque penso che tutti siamo in linea sul fatto che questa società
queste quote, questa società deve andare a Cottone perché lui si è impegnato economicamente e quant'altro. Mi dispiace che i giocatori a quattro mesi che non percepiscono stipendio, perché io mi parto sempre da un presupposto e dico che i giocatori sono dei lavoratori, e lì concordo con Tripoli, i giocatori sono dei lavoratori e devono essere pagati. Nessuno, e dico nessuno, e sfido chiunque, qualsiasi giocatore che me lo venga a dire, può dire che il sottoscritto non si metteva in mezzo quando c'erano il discorso di pagare gli stipendi. Io ero sempre il primo a battagliare per i giocatori, e lo possono dire, mi auguro, ad alta voce. Gradirei se qualcuno si vorrebbe confrontare su questo argomento, sono ben lieto di partecipare a una serena trasmissione. Mi dispiace soltanto che il sottoscritto venga infangato, e di questo ho dato, ripeto, mandato dopo le dichiarazioni di Tripoli che mi hanno fatto male a me e alla mia famiglia, dopo le dichiarazioni di Tripoli e dopo tutti i commenti sui social, soprattutto su Facebook, ho dovuto obbligatoriamente dare mandato ad uno studio legale per procedere con delle querele, se ci sono naturalmente presupposti, se ci sono naturalmente presupposti, perché penso di non meritare un trattamento del genere, perché io amo Marsala, Marsala è la mia città, sì, sono un consigliere comunale. Penso che quando ho firmato il contratto, un'altra cosa, quando ho firmato il contratto con il Marsala, io sono consigliere comunale da 3 anni e mezzo, non lo sono da 3 mesi. Dunque, se io è capitato qualche volta che me ne andassi prima dal campo, e non di certo un'ora prima, io stesso ho chiesto uno staff a questa società dove c'era il signor Cerami, c'è il signor Cerame, il signor Aleo, il signor Giannusa, il signor Caradonna, il signor Mecianaris Cucchiara, il signor Panicola, anzi anche Panicola, una mensilità l'ho pagata io di Panicola, e Mistretta è intervenuto pure più volte con Panicola. Dico, un po' tutti abbiamo cercato di pagare i debiti dell'anno scorso di tasca propria, perché è giusto che gli impegni devono essere rispettati. Ripeto, mi dispiace per Candiano, con il quale si è restaurato un rapporto di amicizia al di là del calcio, e per questo a 4 mesi che non lo sento, e la cosa mi dà fastidio, perché poi si creano delle amicizie anche familiari, e per un qualcosa, per un torto che non ho, e passare per qualcuno che non sono mi dà enormemente fastidio. Ecco, concludiamo questa intervista con un'ultima domanda. Qual è per quello di cui sei a conoscenza la situazione debitoria di questa giovane società in questo anno e mezzo di vita? Praticamente, per capire anche il contesto in cui si trova, ci sono questi 3 mesi di arretrati di stipendi, ma globalmente qual è lo stato di salute di questa società? Ma guarda, io ti posso parlare di questa società fino a quando io ero all'interno della società, dunque ero l'allenatore fino a novembre. Fino a novembre c'era un debito di stipendi dei giocatori che pian piano è stato quasi del tutto saldato. Ripeto, mancano Candiano, Montalbano, Cammareri, bravissimo ragazzo, anche Falsone, bravissimo ragazzo, anche lui merita praticamente di essere remunerato, perché è giusto che sia così. A parte una parte, scusa il gioco di parole, di IVA dell'anno scorso, io non penso che questa società abbia debiti per la quale. C'è un debito ancora nei confronti dell'acquisizione del titolo, però lì ci sono delle procedure in corso, che so che stava curando l'avvocato Milazzo e quant'altro, su dei debiti pregressi che sono stati pagati dall'avvocato e da altri, dunque stava vedendo un attimino qual era la parte rimanente da dargli. Ma poi per il resto io non mi risulta che ci siano debiti per la quale in questa società. Poi magari ci sono cose che io non so. I debiti dei giocatori è un debito assodato, assolutamente, ed è giusto che vengano pagati, ci mancherebbe. Nessuno mette in discussione che i giocatori, anzi, stanno facendo delle cose
oltre le loro possibilità. Ed è giusto che sia, io gli faccio complimenti allo staff, faccio complimenti a tutti i giocatori, perché stanno dando veramente tanto per questa maglia ed è giusto che sia così. Ma da lì a dire determinate cose, poi vorrei dire al signor Tripoli, a dicembre il signor Tripoli aveva la possibilità di andare via, perché si aprono le liste. Se lui non vedeva chiaro, qualcuno penso che abbia garantito questi giocatori, perché a me risulta che i contratti sono stati rescissi e poi rifatti, dunque qualcuno si è preso l'impegno di pagare questi giocatori e quant'altro. Dunque penso che, dico, non penso che il problema sia il sottoscritto. La cosa mi darebbe fastidio se poi il sottoscritto è in debito di qualcosa, qualcuno venga e me lo venga a dire. Perfetto, per concludere la nostra intervista, in cui ti abbiamo dato modo di chiarire dal tuo punto di vista naturalmente tutto. Era soltanto un chiarimento soprattutto nei confronti dei tifosi, perché credetemi, fa male passare per quello che non sei, e siccome praticamente il sottoscritto ha la possibilità, come tanti altri soci, Mistretta, l'avvocato Melazzo, lo Presti, Genna e quant'altro. Stesso Davide Testa l'ho pagato tutto io l'anno scorso, nel senso le due mensilità l'ho pagato io. Qualche altro socio si era preso l'impegno e non ci è riuscito. È venuto da me, dico, lo potete pure accertare. Ma comunque non è questo il problema, il problema è un altro. Il problema è risolvere quello che è l'aspetto societario. Io mi auguro, e lo dico sinceramente, che prima possibile queste quote passano al signor Cottone. Perché? Perché è un imprenditore che crede nel calcio, crede in questa società, sta facendo tanto ed è giusto che venga, questa società sia gestita interamente da lui. Però nello stesso tempo dico che chi c'è stato prima, mi riferisco ai vecchi soci, comprensivo dell'avvocato Melazzo, di Lopresti, di Licausi, non so se rimane o non rimane, hanno fatto tanto per questa società, hanno fatto tanto per questa squadra, ci hanno rimesso tanto di tasca, e trovare gente stupida, nel senso buono della frase, che oggi investe nel calcio, mi riferisco ai vecchi soci, non come sottoscritto, nel senso che ho investito, dunque anch'io mi classifico uno stupido, rimetterci 60-70 mila euro di tasca non è una cosa bella e toglierla alle proprie famiglie. Purtroppo il calcio oggi e le aziende purtroppo non ci sono grosse sponsorizzazioni e dunque purtroppo gli impegni si devono prendere, si devono mantenere in prima persona e deve essere fatto. Io mi auguro che il signor Cottone possa prima possibile acquisire le quote. So che quel gruppo di 14 soci è disposto anche prima possibile a dargli le quote al signor Cottone, ma dall'altra parte ancora aspettiamo un appuntamento, un qualcosa che ci possa permettere di mettere nero su bianco e di tagliare tranquillamente. Poi sotto l'aspetto economico, io non penso che qui si fa il bene del Marsala, non si fa il bene di qualcuno. Dunque, dico, il fatto anche di valore nominale e quant'altro, queste sono cose che sono facilmente superabili e non penso ci siano grossi problemi nel dare il tutto al signor, almeno per quanto riguarda la parte di mio cognato. Mi riferisce ieri sera e aveva il piacere lunedì di essere, come dico, nella tua trasmissione perché è giusto che chi ragiona ragiona con la propria testa. Il sottoscritto dal 3 novembre del Marsala Calcio e in futuro il Marsala Calcio e altre società non mi interessano minimamente, ma non perché scritto del Marsala Calcio, anzi il Marsala Calcio è la mia vita. E dunque ho fatto tanto, l'ho fatto a titolo gratuito, ne sono orgoglioso di quello che ho fatto, poi magari qualcuno pensa altro. Non sono un pappone, non mi sono messo un euro in tasca, ci ho rimesso 60-70 mila, ma l'ho fatto con il cuore e con il piacere di farlo. Capisco che per un marsalese fare calcio a Marsala è difficile, dunque questo è un dato assodato, un dato di fatto. Io con il Marsala Calcio e con il calcio a Marsala ho chiuso.
Grazie. Perfetto.